Ciao a tutti ragazzi, rieccoci tornati con un nuovo video. Allora, scusate intanto la voce perché forse si sente, già lo sento io. Sono leggermente raffreddata, però nulla di che. Comunque, siamo qui per provare i prodotti di Astra, che ovviamente mi sono arrivati tipo 2 o 3 mesi fa. Li proviamo adesso, certo, è normale. E ho preso un bel po' di prodotti e poi loro sono stati così gentili da darmi come omaggio sia un disinfettante mani, ma anche un rossetto e stick. Questo qui, tra l'altro c'è scritto pure omaggio, che è molto bello, un colore che mi piace. È di questo rosa, però dentro ha un colore nude, un po' più chiaro per fare appunto l'effetto sfumatura. Oggi non so qual è. Andremo a provare perché io avevo preso comunque anche questa tinta labbra numero 23 e quindi non lo so, una dei due. Avevo preso anche l'eyeliner subliminal, il mascara quello nuovo uscito da tipo un mesetto più o meno, quindi non è tanto nuovo. E poi ovviamente la nuova palette di Astra che fa Non la prendi, guardate quanto è bella. Troppo bene. Quindi oggi proveremo questi prodotti. Ovviamente iniziamo prima dagli occhi. Vado a prendere il correttore, questo qui di Astra. Fatta la base, possiamo andare a prendere la nostra palette. Il blu, questo. Stefano, lo provi. E anche quello accanto, Zodiac. Nando Fossil, questo qui, per fare una base sull'arcata sopraccigliare. Per essere un colore chiaro, subito, prima passata si vede subito. Allora, tenuta questa cosa, andiamo a fare una cut crease. Quindi prendo sempre il correttore di prima, lo metto un po' sulla mano. Voglio andare a prendere questo blu che è tipo bellissimo, questo qui che è cioè, tipo wow. Allora, ovviamente così non dice nulla, anche se è comunque bello. Prendiamo Vulcanic, che è questo marrone scuro freddo, e lo andiamo a ripassare qua come se non ci fosse un domani, nel frattempo sfumiamo. Poi ripuliremo tutto dal fallout. Ok, allora ho ripulito gli occhi, li ho rifiniti e alla fine non ho fatto proprio una, cioè la stavo facendo la cut crease, però alla fine non, cioè l'ho sfumata e quindi non si vede più di tanto, però comunque avevo messo il marrone, mentre il marrone non mi piaceva tantissimo, quindi ho riaggiustato un po' il tutto mettendo il blu qui e risfumando tutto. Ricapitolando che cosa ho messo, questo blu che cioè, tipo, è il protagonista della palette. Questo qui che è bellissimo swatchato. Un po' di marrone questo. Questo come punto luce. E questo marrone all'inizio quando ho fatto la base, diciamo. Comunque, dando considerazioni della palette. La palette alla fine mi sembra abbastanza valida. Costa un pochino di più della Edenscape e dell'altra palette simile, quella con colori più nude, marroncini, eccetera. Prezzo pieno 16,90. Per quanto riguarda invece i colori della palette, di sicuro è abbastanza particolare, nel senso c'è questo blu, questo verde acqua che è tipo bellissimo e la prossima volta proveremo ovviamente questo, e i vari rosa. Insomma, è una palette molto molto bella. A me intanto principalmente attirava questo blu che devo dire me lo aspettavo un pochino più pieno, però ripassandolo col dito calcando comunque si ottiene una cosa sia abbastanza piena sia non piena in base a come lo volete. Unica pecca, ma non è che chissà che pecca, fanno un po' di fallout, ma questo vabbè è normale, risaputo, tantissimi ombretti fanno fallout, anche se vedete questi colori qui molto particolari si può anche utilizzare per tutti i giorni. Ci sono molti marroncini tutti opachi, però alcuni più freddi, alcuni più caldi, uno bello scuro, alcuni abbastanza chiari. Anche il rosa, abbiamo un rosa freddo, un rosa caldo, un rosa shimmer e un rosa abbastanza scuretto, che effettivamente potevo anche utilizzarlo questo qua che era molto bello, forse col blu si abbinava molto meglio rispetto al marrone.
ci ho pensato. È una palette super super versatile, quindi secondo me è promossa. Io andrei a fare off camera tutta la base e ci rivediamo fra poco per testare il mascara, rifinire gli occhi e poi scegliere quale tinta labbra. Base fatta, adesso passiamo appunto agli occhi. Prima di mettere il mascara volevo mettere la matita occhi e prendo questa qui blu di Essence che andrò a mettere sia sotto che sopra come liner però sfumato. Fatto questo possiamo passare al mascara. Si chiama The Universal Mascara. Scovolino normalissimo. Allora, l'effetto c'è. Non so se vedete. Con e senza. Insomma, l'effetto mi piace. Che cosa ne pensate? A me piace. Devo provarlo senza make-up per vedere l'effetto proprio com'è, perché certo così con tutto il blu, con tutto lo scuro eccetera, si vede, non si vede. Tinta labbra o rossetto stick? Non lo so. Sono tentata a utilizzare questo perché è un po' più chiaro, però questa qui deve essere pure bella. Facciamo così, utilizziamo questa in caso si leva e utilizziamo il rossetto stick che è più chiaro. Il colore mi piace, certo è abbastanza forte per il make-up che c'è. Nel complesso secondo me non ci sta proprio male male. Questa codina mi sta urtando. Anche questa. Ma questa mi sta un po' urtando. E poi non sto capendo perché l'occhio sinistro mi sta lacrimando. Niente, oggi è una giornata no. Diciamo che l'avrei fatto meglio sicuramente. È che ho leggermente fretta. E quindi è uscito un po' un patatrac. Ho rifinito un pochino qua sotto, però tutto sommato mi piace il make-up. Potevo farlo leggermente meglio, però non è uscito proprio una schifezza, secondo me è carino. Poi fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Che cosa ne pensate di questa palette? Comunque ragazzi, questo video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un pollice in su e lasciatemi anche un commento per farmi sapere appunto se approvate i prodotti di Astro, se questi qui li avete provati, li avete mai utilizzati, come vi ci trovate, eccetera. E consigliatemi altri prodotti da provare insieme. Vi ricordo che potete seguirmi anche sugli altri miei social, Instagram e TikTok con il nickname di Dina.Risino scritto piccolo. E se volete seguirmi anche qua mi farebbe molto piacere. Attivate anche la campanellina così poi sarete aggiornati su tutti gli altri video di make-up e non che farò anche perché ora è periodo di San Valentino, quindi vedrete alcune challenge di San Valentino, alcuni video dove proverò cose e quindi iscrivetevi e non perdetevi questi video. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vedremo al prossimo video. Ciao!